yo tengo. Me dijo Héctor, ven acá, que yo quiero que tú aprendas el bugalú a bailar. Yo te lo voy a enseñar, como Graciela le enseñó a José. Ay, sube, sube la manito un poquitito más para arriba. Possiamo iniziare. Buonasera, buonasera a tutti voi radioascoltatori. Sono le 20:35 circa e in questo hai il microfono chiuso, Fabio, però te l'apro subito. Grazie. In questo martedì 19 maggio stiamo proprio andando in onda con l'ultima puntata della stagione, per poi ripartire a settembre, di Trenta el Salsa, il nostro programma dedicato alla musica caraibica. Ma un'ultima puntata di un certo livello. Rimango a te le presentazioni. Allora, buonasera a tutti. Come si dice, Raffaele, dulcis in fundo. Abbiamo fatto una puntata internazionale al Trenta el Salsa, non potevamo chiudere meglio. E qui con noi Mambo Diva. Buonasera, Grisel Ponce e Mambo Diva. Buonasera. Ciao a tutti, sono Grisel Ponce. Ma va. Sto imparando italiano. Sarà una puntata multilingue, Raffaele, questa. Napoletano, spagnolo, non ci preoccupa, inglese. Ragazzi, comunque, davvero, per chi ci ascolta, per far capire, Grisel Ponce sa la salsa come Mina sta al canto. Quindi, Raffaele, come se tu avessi Mina qui in studio. Fabio fa sempre questi accostamenti. No, perché dobbiamo far capire alle persone che non ballano salsa chi abbiamo qui con noi. Un grande artista mondiale. L'idea. De Mambo Diva. Allora, però non potevamo non chiudere anche con un'altra categoria di persone. Abbiamo avuto i DJ, abbiamo avuto i padroni, abbiamo avuto gli artisti, adesso anche l'utente medio. Abbiamo l'utente medio, un allievo, una persona che viene alle serate, quindi Peppe Sessa, un saluto. Buonasera a tutti. Utente medio Peppe Sessa. Poi dobbiamo scoprire anche un altro ruolo che ha Peppe Sessa in questo tour di Grisel Ponce. Allora, Grisel, prima di tutto siamo in streaming in tutto il mondo, quindi immagino già che ci saranno ascoltando tutti i tuoi contatti. Grisel Ponce gira il mondo da anni. Sì, sì, sì. Saludos a todos. E in tutte le lingue, Grisel. Allora, messicano, vai. No, messicano. Ciao a tutti, a mi famiglia in America, in Puerto Rico, a tutti in Italia e al mondo intero. Raffaella, Radio Raffaella 1... Sta spiccando. Viaggerà, viaggerà. Allora, cominciamo con le puntate, poi abbiamo mille argomenti da
approfondire. Questa era Eso se baila sì, il primo ciaccia della giornata. Sì. Allora, Grisel, che cosa è per te la salsa? Per me la salsa è vita. Certo, è sicuro. Basta. Secca, risposta vida. Secca. Ce l'aspettavamo. In che anno hai cominciato? Nel 1995. 20 anni. Quindi quest'anno tu mi hai detto che si festeggia il ventennale, no? Sì, sì. Dobbiamo fare una grande festa in Italia. Sì, sì. Non sì. Solo in Italia. 20 anni di Mambo Diva. 20 anni. Nel 1995. E ricordi, Grisel, la prima lezione fatta sia da allieva che da maestra? La prima lezione fatta che io ho fatto è stata con Ismael Otero. Ismael Otero, sì. Io lavoravo per la televisione e lui l'ho visto ballando in una... era una scuola, un locale. Un locale, sì. E io ho ido da lui e le ho preguntato, che stai facendo? Mi dice, io do classe di baile. Oh, bene. Mi dice, tu bailas? Le dico, sì, io bailo. E lui mi ha guardato con gli occhi come, sì, baila, come se era certo, bueno, bailava. Ismael Otero. Ismael Otero, un gran maestro, amico, hermano. Hai qualche ricordo sulla prima lezione che tu hai fatto da maestra? Primo te dico una cosa molto importante della prima lezione come studente. Ok. Questo giorno lui mi ha guantato la mano e mi ha detto: te voy a hacer una mambo, una reina del mambo. Mi ha guardato allo stesso, sì. Ok, come tu dici. Una regina del mambo. Sì. Ok. Però io tenía solo 15 años e non podía pasar para, no podía ir a las clases. Sí. Dopo due mesi dopo, Frankie Negrón, su manager, mi ha contratato come ballerina e ha contratato lui come coreografo. A 15 anni tu? 15 anni. E in questa forma fu che cominciò Grisel Ponce. Così cominciò? Sì. 15 anni, Mambo Diva. Sì. Ancora, non era ancora Mambo Diva, Mambo Divina. No, era Grisel. Era solo Grisel. Allora, Raffaele, andiamo con la prima canzone, poi torniamo e coinvolgiamo anche l'utente medio, che diamogli un attimo un ruolo, sennò qui scalda la sedia. Idilio, Willy Colon. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Perdure siempre al llegar la noche.
solo de y los cuando dos. Venga la aurora llena de goce, somos tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Allora, Grisel, era Idilio, quindi Colon, la prima di tante canzoni che ascolteremo. Abbiamo già ascoltato un Ciaccia e Idilio. Questa sera la playlist è di Grisel. Sì, Mambo Diva playlist. Dovete sapere che ogni cosa che tocca Grisel diventa Mambo Diva. Mambo Diva macchina, Mambo Diva valigia, materiale da pesca. Mambo Diva acqua, Mambo Diva Peppe, tutto. Peppe, non ridere, che tra poco ce ne abbiamo anche per te. Allora, allora Grisel, noi abbiamo diviso questo tour, il secondo tour, detto The Italian Job, in due parti. Vogliamo salutare un attimo Marco Catania. Ciao, con tutte Marco, le cose fatte sì. giù in Sicilia, dove tornerai? Sì, sì, lui è stato un bel ragazzo, ha fatto un bel tour. Grande Marco, sì. grande Marco. Tu tornerai poi giù di nuovo in Sicilia? Sì, sì, il 25, 26, 27 sì. e dopo al giugno, primero al 8. Ok, quindi diciamo che ci sarà la parte 3 del tour. Parte 3, sì. Italian Job, parte 1, parte 2, parte 3. Allora, andiamo avanti. Ricordi il primo partner in pista? Sì, sì, sì. Primo partner in pista è mio miglior amico. Josué. Si chiama Josh Torres. Sì, però Torres non è famiglia di Torres. Torres è ricorrente. Sì, c'è sempre. Ma è lui... come Ciro Esposito a Napoli, Torres. Quindi, primo partner, Josué. Che Josué. Anno più o meno, ti ricordi? 95. Sempre, 95. Sì. L'anno di tutto, 95. Sì. La partenza di tutto, sempre 20 sì. anni. Sì. 20 anni fa. Allora, Grisel, questa è una domanda da articolare un po' meglio, quasi come la prima, che cos'è per te la salsa, però qua vorrei che tu dicessi qualcosa in più. Come incide nella tua vita la salsa? Come ti ha cambiato la vita? E come sarebbe la tua vita senza la salsa? Credo che tu te lo chieda, no? Tante volte. Sì, sì, sempre. Quando comincé a bailar, prima di bailar, io era sempre televisione, sì. Fashion, modelaje. Sí, sí. Cuando comencé, sí, todo vestido sí. comercial, sí, sí, sí. un poco de actuación. Pero cuando comencé a bailar, fue una cosa que, ¿cómo te lo explico? Cuando yo comencé a bailar, mi vida cambió en una forma porque sí. nada más existía. Okay. Solo existía el baile. Scomparirono tutti gli hobby sí. di prima, amici, todo. Tutto. Televisión. Sí. Tutto fermo, quello che diciamo noi. Sì, e empecé a girare il mondo e empecé a crescere come bailarina, sí. come mujer, come persona. Sì. E per questa cosa è es che la musica per me è vita. Tutto, ma tu sí. immagini ora tu se non avessi ballato, come sarebbe adesso la tua vita? Bueno, te explico. Può darsi pure che facevi le sfilate con Armani. Bueno, tre anni fa, te sì, ricorda? Sì. Io stavo ferma sì, per tre sì. anni. Come è stata? Com'è stata? La realtà, onestamente te dico che stava bene. Sì. Perché stava realizzando un altro altre cose della cose vita. Della sì. vita. Sì. Però adesso che è ritornato, entiendo che sì, mi faltava molto la salsa, la ti musica. Mancava tanto. Mi mancava tanto, sì. Allora, Grisel, andiamo avanti. Chi è il tuo artista preferito? Ti do massimo due nomi, però. Perché tutti non vogliono scegliere uno, due, tre, ma dai, un po' quello, un po' l'altro. Due. Ok. Detto da te che tu sei tra gli artisti preferiti di tutti. Quindi adesso vediamo i tuoi. Ok, te sì. lo dico così. Vai. A parte de mis maestros. Ok. Ok, a parte de mis maestros, Ismael Otero, sí. Editores. Editores, Mambo King. Ok, aparte de...
quien me inspira mucho es el, la pareja de Tito y Tamara. Sí, para Tito mí y Tamara. Son los mejores. Sí. Y como mujer, sí. Obviamente, pues Tamara, pero como hombre también me gusta. Ay, es que son tantos. Es muy difícil escoger. Okay. Es un po' di polémica. Sí, sí. Ok, me inspiran todos. Todos, sí, te lo juro, me inspiran todos. Pero uno de mis favoritos son Anita. Sí, Anita Santos. Sí. Adrián y Anita. Ella Anita es bellísima. Ay, Dios mío, ¿cómo te digo? Vamos a decir Tito y Tamara, como mujer y como hombre. Ok, basta. Stop, abbiamo risolto. Tito e Tamara, come uomo e come donna. Allora, in studio abbiamo l'utente medio. Peppe. Di nuovo buonasera a tutti. Spiega un po' alla gente che non balla. Che cos'è la salsa, come ti ha cambiato la vita. Da allievo. Quanti benefici ti sta portando? Saluta il tuo maestro. Beppe si sta emozionando, perché basta che se lo guarda già emozionato. Hai la barba fatta. Raffaele, l'utente medio ci voleva per toccare tutte le categorie, no? Del mondo della salsa. Peppe. La salsa, beh, mi ha cambiato come personalità, mi ha dato molta più sicurezza, sì, non solo nella sala, ma anche nella vita privata. Sì. Mi ha migliorato, ha quasi annientato la mia timidezza che avevo prima, nonostante io... Raffaele, segna annientato, eh? Segna questa... Grazie, Fabio. Prego, assolutamente. Lo sappiamo che la sua cultura è a livelli altissimi. Nonostante che il primo giorno di lezione io ero molto... molto restio ad imparare, sì. Dove vai Beppe a scuola? Dai, tagliamo la testa al toro. Dove vai a scuola? Non mi dire le scuole medie qua davanti che abbiamo, dico, dove vai a scuola di ballo? Scuole elementari. Addirittura, no. Dai, so, saluto il tuo maestro, dai, lo so già. Che io... l'università della salsa è il tuo maestro. Ovviamente saluto il mio caro maestro Michele Di Benedetto. E Chiara. Chiara, ovviamente, e tutto lo staff del Latin Passion Group. Assolutamente, grandi. Che sono non solo degli ottimi maestri, insegnanti, ma anche delle grandi persone che mi hanno insegnato, certo, tanto, certo. A livello umano. Lo faccio io per te anche, perché pure io ho cambiato 2-3 maestri personalmente, quindi si salutano tutti i maestri. Quindi, sicuramente. Come hai cominciato tu? Io ho iniziato ora da Michele, sì, ballo New York Style. Ho ballato 3 anni Los Angeles, sì, da Maurizio De Caro alla combinazione perfetta, sì, che sì, certo. Approfitto per salutare, per mandargli un forte abbraccio, e poi dopo, vedendo il New York, mi sono innamorato al primo il messaggio vista. Che passa da allievo alla gente che ci ascolta è: iscrivetevi a salsa, perché la salsa vi cambia la vita, ma non iscrivetevi solo se avete una brutta vita, iscrivetevi anche se avete già una buona, certo, vita, perché migliora la vita che avete, non è che migliora solo le vite brutte, certo. Sicuramente aiuta tanto, sì, a socializzare, assolutamente, ecco, assolutamente. Allora Grisel, la prossima canzone, sì, conmigo e di Palmieri, c'ha un significato particolare. Sì, perché quando io stavo imparando a bailar, ti dico, mi famiglia viene da musica. Mi madre, a quien la tengo aquí bien cerca de mi corazón, sí, aunque estemos lejos, ella era bailarina pro, sí, social, no, sí, una bailarina profesional, pero le piaceva tanto la pachanga. E questa, grazie, canzone, bueno, se la dedico a ella. Conmigo, a lei. Conmigo di una pachanga per la mamma della Mambo Diva. Sì. Raffaele, conmigo. Pachanga.
Allora entriamo per l'ultima parte del primo blocco di questa ultima puntata della stagione di 30 e Salsa. Sì. Allora vi volevo ricordare un po' di informazioni. Innanzitutto potete ascoltarci nella Valle dell'Irno dalle vostre autoradio, dai vostri apparecchi sulle frequenze 104.7 e 87.5 MHz, ma ovviamente siamo anche sui canali internet. Basta collegarvi al nostro sito www.radioraffaella1.com per ascoltarci in streaming, oppure dalle applicazioni per i cellulari, cellulari Android, andate a scaricare la nostra applicazione Radio Raffaella 1, e per appunto i cellulari iOS, iPhone, scaricate l'applicazione TuneIn Radio. Vai Fabio. Ok Raffaella, allora tra poco andiamo in pubblicità, facciamo un attimo un'altra domanda a Griselle. Griselle, prima di andare avanti con le domande, mi parli un po' di questo tour, del tour passato, di questo tour, come impressioni? Non ti chiedo di parlare di me, no, parla del tour, dico, di come sta andando, come lo vedi, come hai trovato l'Italia, i locali, la gente. Bueno, primo, grazie a Lista Orsini. No. La promoción, sí, la promoción, no. Veramente estoy, debo agradecerte por este tour, porque sí. El primo tour ha sido totalmente un éxito. Sí. Estaba contenta y por esta forma es que he hecho el segundo. El segundo, sí. El tercero, el cuarto, claro. El project, tutto. Sí, ha sido para mí muy importante porque después de estar enferma, tre sí, anni. Sì, bisognava riprendere tutto. Sì, sí, e stando qui in Italia, Italia sempre ha sido il lugar donde me dan più calore. Sì, sempre. Da quando come dice, di carino. De carino, sì, sì. Io voglio ringraziare pure Antonio Alvarez, Griselle, per il primo tour, perché tutto partì da quando io ti vidi sulla locandina del Lonciù. Sì. Io chiamai subito Antonio, disse: Antonio, dobbiamo farla restare poi una settimana dopo sì. Lonciù. Quindi Alvarez, che nella salsa in linea è un vate, assolutamente. Allora, ciao Griselle. Antonio. Allora, Griselle, chi ti ha dato di più come insegnamenti? Secondo te? En el baile, bueno, sinceramente Ismael Otero fue sí. para mí mi primer y único maestro. Sí, sí. Porque lui me ha enseñado tanto y también me ha enseñado nada. Okay. Te digo de esta forma, porque cuando yo estaba imparando, era lui y yo. Y yo le preguntaba, ¿cómo estoy haciendo? Y solo me hacía así, como... Dime tú. Così. Sí, dime tú. Sí. Y yo, tú eres mi maestro, me debes decir tú. No, ¿cómo se siente? Y esta cosa ha sido lo más grande enseñanza para mí. Sí. Porque he tenido que aprender de adentro, no guardando, no sí, mirando. Hay dato quello che avevi dentro, non quello che hai visto. Exactamente. Sí. Y lui ha fatto la, come si dice, uscire la sì, mambotiva, il talento, okay. Sì, per questa forma lui quindi, è il más grande maestro. E ovviamente todos aprendemos direttamente o indirettamente del maestro, il sì, signor Editore, claro che sì. Niente da dire, Eddie è stato nominato almeno due volte a puntate. Sì, da tutti quelli che sono venuti qua, quindi Eddie è sì. un'istituzione. Griselle, tu mi dicevi che hai già fatto radio, vero? Scusa. Hai già fatto la radio? Sì, sì, in la università tenia io un programma di radio che si chiamava Sabor Latino. Sì, va bene, non poteva chiamarsi in un altro modo, quindi sei già esperta di radio. Raffaele, quello non esperto sono sempre io in questa trasmissione. Tu stai alla regia, gli ospiti con lo speakeraggio vanno come il vento, è solo io che... Non dire così, Fabio. Allora, Griselle, facciamo un po' di ringraziamenti per il tour. Adesso cominciamo. Noi siamo stati in questa parte 2, a parte Marco Catania in Sicilia, siamo stati a Roma sì. da Leandro e da Alessandro Proni. Sì, sì. Questa due giorni romana ha sido bellissima. Te giuro, la gente è sempre super, super che calda. Roma ormai del sud, Roma come se fosse il sud Italia a finale. Sì, sì, la lezione ha sido bella. Tutto bene. Sì, tutto bene. Nella capitale. Le ragazze hanno sido bravissima e sempre me recibe muy bien. Estoy muy, muy agradecida. Quindi poi noi domani
andiamo da Maurizio Follo, siamo a Benevento, che è una città che ti piace tanto, Benevento. Una larga storia. Dai, racconta. Io, sì, anche se è contro di me, racconta la storia di Benevento. Domani vai con Peppe a Benevento, è l'utente medio che diventa accompagnatore medio. Anche. Medio così, medio così. Con le borse, perché tu, voi dovete sapere che c'è la corsa a portare le borse di Griselle. Io ho fatto delle audizioni per scegliere poi chi dovesse portare la borsa di Griselle. Diciamo. Quindi Peppe ha vinto questa audizione. Sono perché bravo Peppe. Ora sta andando in palestra, qualche muscolo in più, quindi le borse le porta bene. Poi è un driver, guida bene. Sì, sì. Un saluto anche a Danilo Bruno. Danilo, il guidatore. Il guidatore di ieri, che ci seguirà poi nel prossimo weekend. Poi andiamo a capire, a dire a tutti dove saremo. Sì. Quindi domani a Benevento e giovedì da Nicola Sabatino ad Avellino. Sì, altro Avellino, sì. Grande amico, grande professionista, grande artista Nicola Sabatino. Allora Raffaele. Sì, sto contenta di averlo. Di vederlo di nuovo. Volta, claro. Raffaele. Mario Bianchi ci chiama, no? Pubblicità. Pubblicità. Ci siamo. Possiamo tornare. Allora, Grisella, andiamo avanti. Abbiamo 2000 cose da dire. Dobbiamo mettere di nuovo in mezzo l'utente medio. Poi Raffaele dobbiamo fare tutti i saluti pure, questa è l'ultima puntata, non so se hai una bottiglia da qualche parte, qualcosa... Nascosta. Analcolica, rigorosamente, perché Peppe non beve, non è mai bevuto. Allora, Grisele, questa è una domanda un po' polemica quando vengono i maestri, quando vieni tu c'è poco da dire, lo dico io prima, quanto credi di essere brava da 1 a 10? Per me è 100, però... Quanto credi di essere brava da 1 a 10? Ok, ti dico... Per me, perché di questa forma sempre imparo. Sì. Io mi do dell'1 al 10, 5. 5, ok. Basta, 5. Questa è stata una grande mentira, come dire. No, non è mentira, te giuro, perché io... No, per noi. Ah, te dico una cosa, io non sono tecnica, io sono una ballerina del corazon, sì. Del cuore, io ballo del cuore. Sì, quella è la prima cosa, assolutamente. E per me devo imparare tanto. Per questa cosa sono 5. Io invito a tutti voi ad andare a YouTube a vedere un attimo. Quando finisce la puntata, andate a YouTube e vedete Grisel Pons e chi è. Vedete dai video cosa ha fatto e chi è. Allora, Grisel, una domanda. Un attimo per capire un po' dei problemi. Un problema odierno della salsa, secondo te, del mondo del caraibico, e come vorresti eliminarlo? Come eliminarlo è molto difficile, lo so. Però l'ho detto da voi, che voi artisti siete, diciamo, siete il centro della salsa, siete il motore, quindi una vostra parola può aiutarci. Debemos conocer la cultura. Ecco, se non hai cultura non hai nada. A parte della cultura, ovvio che viene con la cultura, è la musica. La musica in vivo oggi in dia non esiste. E muore. Dia a dia muore la musica in vivo. Los allievos, tutti los estudiantes, sí. No conocen quién canta qué canción. Instrumento, niente. Sí. Entonces, a proposito di questo, sí. 18 luglio a Salerno, a Dolce Vita, in sala centrale dove si fa sempre la discoteca, noi faremo un grandissimo evento con Chicca Scalera, la Maxima 79. Ah, bellissimo. Tu sai, no? A proposito di live. Grazie, il capo dei live. 18 luglio tu purtroppo non sarai in Italia. Oppure facciamo una sorpresa. De luglio? Facciamo una sorpresa. Possibilmente. Possibile. La Maxima 79 a Dolce Vita. E voglio pure dire che il 27 giugno, Raffaele, scusami un attimo, che sempre con Chicca, Dolce Vita, Michael Fons e la sua orchestra. Un altro live. Proprio sì. per collegarmi, che in questo mondo manca il live. La gente non sì. ha la cultura di ascoltare il live. Da lì poi partono tutti gli errori delle serate, delle organizzazioni e di tutto. Allora, Raffaele, Anacaona, CEO. Con questa canzone l'ho ballato io con lui in Madison Square Garden. Con, e proprio con lui? 50 anniversario, sì. Grande, grande. Anacaona, India de raza.
danza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nenenenenenana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Y Anacaona, de la región primitiva. Fabio, rientriamo, voglio dire alcune cose. Allora, innanzitutto, sì, no, beh, io chiedo sempre il permesso. Allora, innanzitutto che purtroppo questa è l'ultima puntata della stagione. Sì, poi sì. Volevo dire che ovviamente potete ascoltarla in replica domani mattina alle 10 e in replica anche ancora una volta domani alle 11 FM, mi sembra avevi detto. Domenica però. Sì, domani mercoledì alle 10, sì, alle 10. Okay. E domenica la mandiamo in onda sempre come una replica alle ore 11. Ovviamente faremo anche il formato video ed è ovviamente lo potete cercare sul nostro canale YouTube Radio Raffaella 1. Siete impegnati con i social, l'ho visto che... No, assolutamente, qua è un live continuo. Raffaella, mai come questa volta, io credo che la puntata video è fondamentale. Questa volta andrà un po' in giro per il mondo, perché Grisel Ponce. Nel mondo, come condividere una cosa, avremo subito un milione di visualizzazioni. Il mio Grisel andrà al mondo, in tutto il mondo. Beppe, se vuoi ti Oddio. Mettiamo la testa di Schwarzenegger, cioè detto, non so. Sarebbe Vabbè. Male. Allora, Grisel, andiamo un attimo avanti. Il project. Sì. Noi nel prossimo autunno faremo Grisel Ponce Project. Sì. Poi sì. Andremo a informare su tutto in Lazio, prima di tutto in Campania. Claro che sì. Dici tu due parole, chi meglio di te? Per bueno, tutte le ragazze. Sì, sì, il project è una forma mia di poter compartir mi baile con tutte le donne, sì. E facendo un giro al mondo. Sì. E lo cominciamo in Italia. Certo, a novembre. Tutte le ragazze che sono interessate, sì. A ballare con Grisel, sì. Perché poi Grisel ci sarà qualche sorpresina sulla coreografia. Sì, claro. Verranno con te in qualche congresso
giusto così un pochino importante, quindi sarà, sì, una grande vetrina per tutto. Quindi per esempio Alone 2, proprio il primo che ci viene in mente, primo Cecilia Salsa Congress. Assolutamente, no, assolutamente, assolutamente. Allora Grisel, una serata tipo, una noce latina tipo per te, se fossi una organizzatrice, De sicuro musica in vivo. Ok, questa De sicuro. Siamo d'accordissimo. Sì. E ovviamente buon DJ. Sì. Dos DJs, uno che ponga la musica, sì, la salsa, e l'altro che ponga la varietà. Ok, quindi come bachata, sono contento, sì, di questa distinzione, perché io anche, sì, io la vedo così. Per me la salsa, poi il resto è altro. Sì, varietà. Questa è la distinzione, no? Salsa, bachata, merengue, reggaeton. No, salsa, punto, sì, e poi è l'altro, claro. E questa è una grandissima cosa, e credete, non l'abbiamo preparata, con Grisel, è proprio abbiamo questa idea qua, quindi anche io assolutamente così. Quanta in percentuale, quanta salsa, quanto altro secondo te, su 10 canzoni? Su 10? Sì. Ok, bueno, 6 sì, salsa, sì, una bachata, sì, una kizomba, sì, è possibile un merengue e un cha-cha-cha. Ok, ma, no, ma credi, benissimo, quindi sei salsa, un cha-cha, che ce ne, sì, sono sempre poco, sì, veramente ce ne sono sempre poco di cha-cha nelle serate, perché il cha-cha è importante. Claro, e con la salsa también la pachanga, una charanga. Sì, poi una il, charanga, tipo di, sì, il tipo di salsa a descrizione del DJ, pachanga, claro, charanga, sì, una, sì, salsa romantica, dipende dal DJ e dalla pista. Grisel, la tua canzone preferita? È difficile come l'artista questo. No, sta ascoltandolo ora mismo. Perdonami, di Gilberto Santa Rosa, è mia canzone favorita. Te lo giuro. Che vai in sottofondo, Raffaele. È vero? Siamo preparati per questo. Ma no, questa, dico la verità, ce l'ha data Adriano Bebe Salsero, che è, diciamo, quello che cura le musiche di questo programma. Il telefono in diretta vibra. Allora, Grisel, al di là dell'amicizia con me, di tutto, quanto ti piace questo programma? Da 1 a 10. Da 1 al 10. Posso essere onesta? Sì. No, claro che sì. No, Grisel, vedi che ti faccio accompagnare sempre da Peppe tutti i giorni, se dici la bugia. 10, 10, 10, 11, 12. Peppe, mi è suonata come un minaccia. Peppe, ti voglio bene. Non è vero. Peppe è suonata come una minaccia questa cosa. Domani la lascio a Benevento. Allora, cominciamo. Allora, andiamo avanti. Parliamo un attimo del tour, sì, perché manca poco alla fine, purtroppo, dell'ultima puntata. Poi torneremo, Raffaele, in autunno. Voglio dire, tu quando poi verrai alle serate, va bene, questo è un argomento. In autunno, che... anche tu. Anche perfetto, lui. In autunno anche tu. Allora, chi sei? Il 22 saremo a Perugia. Da Brian Nunez al Barabba. 23 a Viareggio, in Capannina, dove sei già stata. Penso che sì. Sì. Sì, sì. E il 24 a Genova da Liliana. Poi 25, 26, 27 sei giù in Sicilia da Marco. 28 a Bruxelles. Bruxelles. 29 siamo a Salerno nell'inaugurazione della nostra estate. Però su questa cosa non vi diciamo niente, continuate a seguire le mie bacheche, Michele, Salvatore Inghilleri e tutti i ragazzi, Gabriele, perché ci saranno delle sorprese su Salerno molto importanti. 29 saremo a Salerno, Grisel, sì, Ponce, sì, sarà la serata con lo show. 30 siamo a Torino. Siamo a Torino, 31 e 1. Sono a Olanda, Amsterdam, sì, e poi torni a Sicilia. E poi, sì, ci, e poi ci rivediamo a novembre sicuro. E poi qualche sorpresa estiva. Vediamo un attimo se ci sarà qualche sorpresa estiva. Luglio. Allora, Peppe, fai un saluto. Siamo ai saluti finali. Ti trovi proprio nel momento. Beh, saluto la redazione. Saluto Raffaele. Peppe, Raffaele, saluto... quanto abbiamo ancora? Diretta a me, quanto abbiamo ancora? Abbiamo 12 minuti. 12 minuti, ah, io so che Peppe è molto, okay, loquace, perciò saluti finali, Peppe se ne prende almeno 10. Vabbè, saluto Fabio, Raffaele, redazione. Peppe, c'è 12 minuti, dici qualcosa, non so che hai mangiato oggi. Niente di importante, Fabio, davvero. Spero di essere stato all'altezza della situazione qui. Anche se sono molto timido. Come ti senti essere il portaborse? Beh, è sempre un onore e un piacere. In fondo è sempre un artista importante, quindi si deve sempre imparare. Si inizia dal basso.
Allora, Crisel, un'ultima impressione sulla puntata, sul tour? Una impresión, bueno, siempre me en Italia me gusta tanto sí. que la salsa, el baile, es sí. como un sport, como sí. un deporte. Sí. En el mundo entero no, pero en Italia sí. ¿En el mundo invece? Perché, ¿cuál es la diferencia? Que es como un hobby, como una cosa sí. okay. aparte. Aquí es como parte viene della viene presa come competizione. Sì, competizione, sì. Baile tutti i giorni alla scuola. Una cosa impressionante perché anche a New York, Puerto Rico, sì. se sta la classe un giorno alla settimana, due giorni, sì, però sì. non tutti i giorni. Ho capito, no? Qui è un massacro. Sì, massacre. Non mi piace questa cosa. Ti piace? Sì. Ma è così, salsa. Hay que sacrificarse para imparar. Y entiendo que no es la cultura aquí, entonces deben hacerlo più. Sí. Sí. Sí, sí. Grisel, qualche contatto tuo? Se hay un sitio social, bueno, qualsiasi sí, fan volesse sí. parlare con te. ¿Cómo se dice? Www. Mi piaci tu, era una nota canzone. Punto. Griselponce.com. Sí. Ok. Facebook, Grisel Ponce. Instagram, Grisel Ponce. Twitter, Grisel Ponce. Hashtag Mambo Diva. Tutto. Tutto. Volevo ringraziarti a ti, a grazie Raffaele, a, sì. a Marco Catania, a tutti i maestri che hanno sì. stato sempre conmigo. Alessandro, Michele, Gabriele, tutti, Leandro, Nadia, Pedro Gomez. Nadia, certo, Pedro. Sì. No, non voglio olvidarmi di nadie, però tutti quanti, sì. Però sì, un abbraccio, un beso, grazie sempre de mi corazon. La musica vive in me. E sì. C'è una domanda, sì, c'è dimmi. Una curiosità. Dimmi. Ma Mambo Diva, chi l'ha dato questo nome? Un promotor sí. en Nueva York sí. Se llama Luis Segarra. Sí, sí, Luis Segarra, sí lo conocen. Sí, sí, certo. Pienso que Luis ha sido el que me ha fatto questo nombre. Un día me ha presentado en un congreso Crisel Ponce, la Mambo Diva, y così se ha explotado el nombre. Qualche prossimo progetto tuo, qualche coreografia, qualcosa che stai preparando? Sì, sto preparando varie coreografie sì. Per i progetti, però anche sì. mi prossima coreografia, sto molto contenta perché viene un poco differente da quello che sto facendo ora, así que estén atentos sì. Para lo que viene, porque Grisel Ponce ha regresado y se va a quedar. Okay? Grisel Ponce è tornata y se va a quedar, sí. Allora, así que también sí. una última cosa. Sí, sí, certo. Estaré, anche mezz'ora. No. Estaré en Italia, pero siempre en giro por el mundo. Trataré de parar en Italia y luego voy. Porque Italia es mi segunda casa. Ma chissà perché, ma tutti parlano bene, meno male almeno dell'Italia. È la seconda casa un po' di tanti artisti. Sì? Anche ah, Eddie. Non sei la così. Prima? Bene. Grazie. Sei, era per parlare un po' bene dell'Italia, perché ultimamente sì, ci sì. parlano tutti quanti male. No. Italia è bellissima. La persona sempre nos reciben a nosotros los artistas como sì, bailarines sì. muy bien. Noi adesso andremo a nord, così vediamo un attimo nord-sud, vediamo anche un po' le differenze. Vediamo un po'. Un po'. No, molta differenza. Sì, sul calore, forse sull'affetto, il tempo, il sole, il mare. Basta. Allora, Raffaele, siamo in chiusura. Un pensiero sull'anno, qualcosa? Ragazzi, io vi ringrazio. Come siamo andati, Raffaele? Tu sei il capo di Radio Raffaella 1. Come siamo andati? Allora, è stata una bella esperienza. Perché che tornerà, assolutamente. Assolutamente, sì. Tornerà a settembre. È stata una bella esperienza, ho conosciuto tantissime persone, sì. ho conosciuto un ambiente molto molto piacevole
ovviamente ho conosciuto te Fabio, grazie, che sei una persona grazie, molto grazie, molto squisita, e ovviamente io do l'appuntamento ai radioascoltatori a settembre, fine settembre, massimo inizio ottobre, sì, per una nuova stagione. Ovviamente miglioreremo quei piccoli errori che abbiamo fatto, però è stata una bella esperienza, una bella stagione, e anche facendo un po' di resoconto, il programma è piaciuto, è stata una novità molto molto particolare. Assolutamente, perché noi cerchiamo di andare sulle persone che non ballano salsa con le musiche particolari, quando girano la stazione e sentono le canzoni caraibiche, sai, credo che si fermino tutti. Poi per chi già balla, noi vogliamo far sapere delle cose che la gente non sa, sì, anche degli aneddoti sui maestri. L'ospite l'ospite anche tu come ospite, Peppe, tu sei l'ospite proprio per antonomasia, l'ospite da settembre sarei presente in studio tutte assolutamente le... comunque l'ospite comunque si apre diversamente nel sì, nostro programma, perché comunque è una chiacchierata e dice cose che comunque durante una serata o magari a durante scuola, gli orari lavorativi sì, non si vanno a dire. Assolutamente, quindi Raffaele, e questo era anche lo scopo del nostro progetto. È quello, è quello di far conoscere agli allievi dei maestri delle cose che non hanno il tempo di chiedere a scuola, perché sai Raffaele, a scuola e alle serate, come dice Cristiano prima, si è creato quel clima di competizione che a volte si perde l'umanità. Quindi la recuperiamo un po' parlando con queste interviste qui in radio. Raffaele, quindi torniamo a ottobre. 99 siamo qua con Eddie a ottobre, che sarà in Italia nel tour con Michele che facciamo, quindi cercheremo di portarlo qui in diretta pure Eddie Torres. Dopo Grisel, Eddie, credo che abbiamo chiuso, possiamo anche andare via quando riguarda la New York. Un saluto sempre al mio idolo, io c'ho il poster in stanza, Adolfo, scusate ma devo dirlo è una confessione di fine stagione. Io ho visto il poster, visto, sì, senza, lo sai, l'artista preferito di un uomo è un uomo, non è nulla toglie sai, l'uomo si ispira all'uomo nella salsa, per certo. No, perché io imparo per imparare dall'uomo, le donne imparano da chi sei, giusto? Giusto, giusto. Giusto. Perché lo ha detto tu. Allora, un saluto a NI, poi ci capiamo io e NI. Allora, Raffaele, c'è una bottiglia, qualcosa per chiudere? Sì, però questo non lo facciamo sentire. Ma almeno il rumore della bottiglia che Vabbè, è stato un grande anno, 30 e salsa, speriamo che è piaciuto a tutti, ci vediamo a ottobre, abbiamo chiuso con la Mambo Diva, un saluto a tutti, buona salsa a tutti, buona estate e restate sintonizzati perché in estate a Salerno avremo delle grosse novità. Fabio Ursini, 30 e salsa. Ciao a tutti, questa canzone è di mio papà e mia tia, así que Wendy Rivera, Yolanda Rivera. Ciao a tutti. Otra vez vuelvo a cantar. Y dedicárselo quiero a todos mis compañeros de música en general, también a los que me dieron aquella oportunidad de demostrarle mi talento en la salsa popular. Me acuerdo cuando cantaba Ahora sí yo el huracán, los rumberos de mi tierra me solían acompañar, los rumberos de Panamá, de México, Nueva York, Santo Domingo, a Venezuela, óyeme, Chicago, esa gente de Chicago que no se quede atrás, y a mi gente allá en Puerto Rico, para que puedan gozar otra vez Yolanda, ¿cómo? Otra vez vuelvo a cantar.
siamo. Possiamo tornare. Allora, Crisena, andiamo avanti. Abbiamo 2000 cose da dire. Dobbiamo mettere di nuovo in mezzo l'utente medio. Poi, Raffaele, dobbiamo fare tutti i saluti pure. Questa è l'ultima puntata. Non so se hai una bottiglia da qualche parte, qualcosa nascosta. Nascosta. Analcolica, rigorosamente, perché Peppe non beve, non è mai bevuto. Allora, Crisena, questa è una domanda un po' polemica. Quando vengono i maestri, quando vieni tu c'è poco da dire, lo dico io prima. Quanto credi di essere brava da 1 a 10? Per me è 100, però quanto credi di essere brava da 1 a 10? Ok, ti dico per me. Perché di questa forma sempre imparo. Sì. Io mi do dell'1 al 10 5. 5. Ok. Basta. 5. Questa è stata una grande mentira, come dire. No, non è mentira, te giuro, perché io... No, per noi, per noi. Ah, te dico una cosa, io non sono tecnica, io sono una ballerina del corazon, sì, del cuore. Io ballo del cuore. Sì, quella è la prima cosa, assolutamente. E per me devo imparare tanto. Per questa cosa sono 5. Io invito a tutti voi ad andare a YouTube a vedere un attimo. Quando finisce la puntata, andate a YouTube e vedete Crisel Pons e chi è. Vedete dai video cosa ha fatto e chi è. Allora, Crisel, una domanda un attimo per capire un po' dei problemi. Un problema odierno della salsa, secondo te, del mondo del caraibico, e come vorresti eliminarlo? Come eliminarlo è molto difficile. Lo so. Però l'ho detto da voi che voi artisti siete, diciamo, il, cioè siete il centro della salsa, siete il motore. Quindi una vostra parola può aiutarci. Debemos conocer la cultura. Ecco. Se non hai cultura non hai nada. A parte della cultura, ovvio che viene con la cultura, è la musica. La musica in vivo oggi in dia non esiste. E muore, día a día muere la música en vivo. Los alievos, tutti los estudiantes, sí, no conocen quién canta qué canción, instrumento, niente. Sí. Entonces, a proposito di questo, sì, 18 luglio a Salerno, a Dolce Vita, in sala centrale dove si fa sempre la discoteca, noi faremo un grandissimo evento con Chicca Scalera, la Maxima 79. Ah. Cioè, tu sai, no? A proposito di live, grazie, grazie, il capo per dei live. 18 luglio tu purtroppo non sarai in Italia, oppure facciamo una sorpresa. De luglio? Facciamo una sorpresa. Possibilmente. Possibile. La Maxima 79 a Dolce Vita. E voglio pure dire che il 27 giugno, scusami un attimo, che sempre con Chicca, Dolce Vita, Michael Fons e la sua orchestra. Un altro live. Proprio, sì, per collegarmi, che in questo mondo manca il live. La gente non, sì, ha la cultura di ascoltare il live. Da lì poi partono tutti gli errori delle serate, delle organizzazioni e di tutto. Allora, Raffaele, Anacaona, CEO. Con questa canzone l'ho ballato io con lui in Madison Square Garden, per il suo 50 anniversario, sì. Grande, grande. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó, nana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, india, india de raza cautiva, y Anacaona de la región primitiva. Anacaona, arrendó la Anacaona.
Fabio, rientriamo, voglio dire alcune cose. Allora, innanzitutto... Sì, no, beh, io chiedo sempre il permesso. Allora, innanzitutto che purtroppo questa è l'ultima puntata della stagione. Sì, poi sì. Volevo dire che ovviamente potete ascoltarla in replica domani mattina alle 10 e in replica anche ancora una volta domenica. Alle 11 FM mi sembra avevi detto. Domenica però. Sì, domani mercoledì alle 10, sì, alle 10. Okay. E domenica la mandiamo in onda sempre come una replica alle ore 11. Ovviamente faremo anche il formato video ed è ovviamente lo potete cercare sul nostro canale YouTube Radio Raffaella 1. Siete impegnati con i social, l'ho visto che... No, assolutamente, qua è un live continuo. Raffaella, mai come questa volta, io credo che la puntata video è fondamentale. Questa volta andrà un po' in giro per il mondo, perché Grisel Ponce, credo che Ponce. Nel mondo, come condividere una cosa, avremo subito 1 milione di visualizzazioni. Il mio viso andrà al mondo, in tutto il mondo. Peppe, se vuoi ti Oddio. Mettiamo la testa di Schwarzenegger, ti ho detto, non so. Sarebbe male. Allora, Grisel, andiamo un attimo avanti. Il project. Sì. Noi nel prossimo autunno faremo Grisel Ponce Project. Sì. Poi sì. Andremo a informare su tutto in Lazio, prima di tutto in Campania. Claro che sì. Dici tu due parole, chi meglio di te? Per tutte le ragazze. Sì, sì, il project è una forma mia di poter compartir mi baile con tutte le donne, sì. E facendo un giro al mondo. Sì. E lo cominciamo in Italia. Certo, a novembre. Tutte le ragazze che sono interessate, sì. A ballare con Grisel, sì. Perché poi Grisel ci sarà qualche sorpresina sulla coreografia. Sì, claro. Verranno con te in qualche congresso, giusto così un pochino importante. Quindi sarà, sì, una grande vetrina per tutto. Quindi per esempio Alon 2, proprio ser, il primo che ci viene in mente. Primo Cecilia Salsa Congress. Assolutamente, no, assolutamente, assolutamente. Allora Grisel. Una serata tipo, una noce latina tipo per te se fossi una organizzatrice? De sicuro musica in vivo. Ok, questa, de sicuro. Siamo d'accordissimo. Sì. Ovviamente buon DJ. Sì. Dos DJs, uno che ponga la musica... Sí. La salsa e l'altro che ponga la varietà. Ok, quindi come bachata, sono contento, sì. Di questa distinzione, perché io anche, sì. Io la vedo così. Per me la salsa, poi il resto è altro. Sì, varietà. Questa è la distinzione, no? Salsa, bachata, merengue, reggaeton, no, salsa, no. Punto, sì. E poi è l'altro, claro. E questa è una grandissima cosa. E credete, non l'abbiamo preparata con Grisella, è proprio abbiamo questa idea qua. Quindi anche io assolutamente così. Quanta in percentuale? Quanta salsa, quanto altro, secondo te? Su 10 canzoni. Su 10? Sì. Ok, bueno. 6 sì. Salsa. Sì. Una bachata. Sì. Una kizomba. Sì. E possibile un merengue e un cha-cha-cha. Ok. ma credi, benissimo, quindi 6 salsa, un ciaccia che ce ne, sì. Sono sempre poco, sì. Veramente ce ne sono sempre poco di ciaccia nelle serate, perché il ciaccia è importante. Claro, e con la salsa también la pachanga, una charanga. Sì, poi una il, charanga, tipo sì. Di, il tipo di salsa a discrezione del DJ, pachanga, claro, charanga, sì. Una, sì, salsa, sì. Romantica, dipende dal DJ e dalla pista. Esattamente. Grisel, la tua canzone preferita? È difficile come l'artista questo. No, sta ascoltandolo ora mismo. Perdonami de Gilberto Santa Rosa, è mia canzone favorita. Te lo giuro. Che va in sottofondo, Raffaele. È vero? Siamo, sì. Preparati per questo. Ma no, questa, dico la verità, ce l'ha data Adriano Bebe Salsero, che è, diciamo, quello che cura le musiche di questo programma. Il telefono in diretta vibra. Allora, Grisel, al di là dell'amicizia con me, di tutto, quanto ti piace questo programma? Da 1 a 10. Da 1 a 10. Posso essere onesta? Sì. No, claro che sì. No, Grisel, vedi che ti faccio accompagnare sempre da Peppe tutti i giorni, se dici la bugia.
10, 10, 10, 11, 12, 13. Peppe, mi è suonata come un minaccia. Peppe, ti voglio bene. Non è vero. Peppe, è suonata come una minaccia questa cosa. Domani la lascio a Benevento. Allora, cominciamo. Allora, andiamo avanti. Parliamo un attimo del tour, sì, perché manca poco alla fine, purtroppo, dell'ultima puntata. Poi torneremo, Raffaele, in autunno. Voglio dire, tu quando poi verrai alle serate, va bene, questo è un argomento. In autunno, che... anche tu, anche perfetto, lui. In autunno anche tu. Allora, chi sei? Il 22 saremo a Perugia. Da Brian Nunez al Barabba. 23 a Viareggio, in Capannina, dove sei già stata. Penso che sì. Sì. E il 24 a Genova da Liliana. Poi 25, 26, 27 sei giù in Sicilia da Marco. 28 a Bruxelles. Bruxelles. 29 siamo a Salerno nell'inaugurazione della nostra estate. Però su questa cosa non vi diciamo niente. Continuate a seguire le mie bacheche, Michele, Salvatore Inghilleri e tutti i ragazzi, Gabriele, perché ci saranno delle sorprese su Salerno molto importanti. 29 saremo a Salerno, Cristian Ponce sarà la serata con lo show. 30 siamo a Torino. Siamo a Torino, 31 e 1. Sono Olanda, Amsterdam. E poi torni a Sicilia. E poi ci rivediamo a novembre sicuro. E poi qualche sorpresa estiva. Vediamo un attimo se ci sarà qualche sorpresa estiva. Luglio. Allora, Peppe, fai un saluto. Siamo ai saluti finali. Ti trovi proprio nel momento... Beh, saluto la redazione, saluto Raffaele. Peppe, Raffaele, quanto abbiamo ancora? Diretta a me, quanto abbiamo ancora? Abbiamo 12 minuti. 12 minuti, ah, io so che Peppe è molto loquace, perciò saluti finali, Peppe se ne prende almeno 10. Vabbè, saluto Fabio, Raffaele, redazione. Peppe, c'è 12 minuti, dici qualcosa, non so, che hai mangiato oggi? Niente di importante, Fabio, davvero. Spero di essere stato all'altezza della situazione qui. Anche se sono molto timido. Come ti senti essere il portaborse? Beh, è sempre un onore e un piacere. In fondo è sempre un artista importante, quindi si deve sempre imparare. Si inizia dal basso. Allora, Crisele, una ultima impressione sulla puntata, sul tour? Una impressione, bueno, sempre me... En Italia me gusta tanto sí. que la salsa, el baile, es sí. como un sport, como sí. un deporte. Sí. En el mundo entero no, pero en Italia sí. En el mundo, invece, ¿cuál es la diferencia? Que es como un hobby, como una cosa aparte. Aquí es como parte de la vida. Viene presa come competizione. Sí, competizione, baile, tutti i giorni alla scuola. Una cosa impresionante, porque aunque en New York, Puerto Rico, sì. se sta la classe un giorno alla settimana, due giorni, sì, però sì. non tutti i giorni. Ho capito, no, qui è un massacro. Sì, massacre. Non mi piace questa cosa. Ti piace? Sì. Ma è così, salsa. Hay que sacrificarse para imparar. Y entiendo que no es la cultura aquí, entonces deben hacerlo più. Sì, sì, sì. sì. Giuseppe, qualche contatto tuo? Se ha un sito social, qualsiasi fan volesse parlare con te. Come si dice? www. Mi piaci tu? Era una nota canzone. Griselponce.com. Ok. E Facebook, Grisel Ponce. Instagram, Grisel Ponce. Twitter, Grisel Ponce. Hashtag Mambo Diva. Tutto. Volevo ringraziarti a te, a Raffaele, a Marco Catania, a tutti i maestri che hanno stato sempre conmigo, Alessandro, Michele, Gabriele, tutti Leandro, Nadia, Pedro Gomez. Nadia, certo, Pedro. Sì. No, non voglio olvidarmi di nadie, però tutti quanti, sì. Però sì, un abbraccio, un beso, grazie sempre de mi corazon. La musica vive in me. E, sì. C'è una domanda, sì, c'è una curiosità. Dimmi. Ma Mambo Diva, chi l'ha dato questo nome? Un promotor en Nueva York se llama Luis Segarra. Sí, lo conocen. Sí, certo. Pienso que Luis ha sido el que me ha fatto questo nombre. Un día me ha presentado en un congreso Grisel Ponce, la Mambo Diva, y così ha explotado el nombre.
Qualche prossimo progetto tuo, qualche coreografia, qualcosa che stai preparando? Sì, sto preparando varias coreografías para los proyectos, pero también mi próxima coreografía estoy muy contenta porque viene un poco diferente de lo que estoy haciendo ahora. Así que estén atentos para lo que viene, porque Grisel Ponce ha regresado y se va a quedar. Okay, Grisel Ponce es tornada. Y se va a quedar, sí. Así allora, que también una última cosa. Sí, sí, certo. Estaré, anche mezz'ora. No. Estaré en Italia, pero siempre en giro por el mundo. Trataré de parar en Italia y luego voy, porque Italia es mi segunda casa. Ma chissà perché, ma tutti gli, un po' tutti parlano bene, meno male almeno dell'Italia. È la seconda casa un po' di tanti artisti. Sì? Anche Eddie. Non sei la prima? Bene. Grazie. Era per parlare un po' bene dell'Italia, perché ultimamente ci parlano tutti quanti male. No. Italia è bellissima. Le persone sempre nos reciben a nosotros, los artistas, come bailarines, muy bien. Noi adesso andremo a nord, così vediamo un attimo nord-sud, vediamo anche un po' le differenze. Vediamo un po'. Un poco no, mucha differenza. Sul calore, forse, sull'affetto. Il tempo, il sole, il mare. Basta. Allora, Raffaele, siamo in chiusura. Un pensiero sull'anno, qualcosa? Ragazzi, io vi ringrazio. Come siamo andati, Raffaele? Tu sei il capo di Radio Raffaella 1. Come siamo andati? Allora, è stata una bella esperienza. Perché che tornerà, assolutamente. Assolutamente, tornerà a settembre. È stata una bella esperienza. Ho conosciuto tantissime persone. Ho conosciuto un ambiente molto molto piacevole. Ovviamente ho conosciuto te, Fabio. Grazie, che sei una persona molto molto squisita. E ovviamente io do l'appuntamento ai radioascoltatori a settembre, fine settembre, massimo inizio ottobre, per una nuova stagione. Ovviamente miglioreremo quei piccoli errori che abbiamo fatto, però è stata una bella esperienza, una bella stagione, e anche facendo un po' di resoconto, il programma è piaciuto, è stata una novità molto molto particolare. Assolutamente, perché noi cerchiamo di andare sulle persone che non ballano salsa, con le musiche particolari, quando girano la stazione e sentono le canzoni caraibiche, sai, credo che si fermino tutti. Poi per chi già balla, noi vogliamo far sapere delle cose che la gente non sa, anche degli aneddoti sui maestri. L'ospite l'ospite anche tu come ospite. Tu sei l'ospite proprio per antonomasia. L'ospite da settembre sarei presente in studio tutte assolutamente le... comunque l'ospite comunque si apre diversamente nel nostro programma, perché comunque è una chiacchierata e dice cose che comunque durante una serata o magari durante gli orari lavorativi non si vanno a dire. Assolutamente, quindi Raffaele, e questo sarà anche lo scopo del nostro progetto. È quello di far conoscere agli allievi dei maestri delle cose che non hanno il tempo di chiedere a scuola, perché sai Raffaele, a scuola e alle serate, come dice Grisella prima, si è creato quel clima di competizione che a volte si perde l'umanità. Quindi la recuperiamo un po' parlando con queste interviste qui in radio. Raffaele, quindi torniamo a ottobre. 99, siamo qua con Eddie a ottobre, che sarà in Italia nel tour con Michele che facciamo. Quindi cercheremo di portarlo qui in diretta pure Eddie Torres. Dopo Grisel, Eddie, credo che abbiamo chiuso, possiamo anche andare via. Quando riguarda la New York. Un saluto sempre al mio idolo. Io c'ho il poster in stanza, Adolfo. Scusate, ma devo dirlo. Confessione di fine stagione. Io ho visto il post. Lo sai, l'artista preferito di un uomo è un uomo, non è nulla toglie. Sai, l'uomo si ispira all'uomo nella salsa. Ci dobbiamo preoccupare. No, perché io imparo per imparare dall'uomo, le donne imparano da Grisel, giusto? Giusto. Perché lo ha detto tu. Allora, un saluto a NI, poi ci capiamo io e NI. Allora, Raffaele, c'è una bottiglia, qualcosa per chiudere? Sì, però questo non lo facciamo sentire. Ma almeno il rumore della bottiglia che Vabbè, è stato un grande anno. Trenta e salsa, speriamo che è piaciuto a tutti. Ci vediamo a ottobre. Abbiamo chiuso con la Mambo Diva. Un saluto a tutti, buona salsa a tutti, buona estate, e restate sintonizzati, perché in estate a Salerno avremo delle grosse novità. Fabio Ursini, Trenta e salsa. Ciao a tutti, questa canzone è di mio papà,
e mi tía, así que Wender Rivera, Yolanda Rivera. Chao a tutti. Otra vez vuelvo a cantar y dedicárselo quiero a todos mis compañeros de música en general, también a los que me dieron aquella oportunidad de demostrarle mi talento en la salsa popular. Me acuerdo cuando cantaba Ahora sí al huracán, los rumberos de mi tierra me solían acompañar, los rumberos de mi tierra me solían acompañar. Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a bailar, aquellos que se creyeron que yo no iba a regresar. Otra vez vuelvo cantando, llamado a toda esa gente mía allá de Colombia, de Panamá, de México, Nueva York, Santo Domingo, a Venezuela, óyeme, Chicago, esa gente de Chicago que no se quede atrás, y a mi gente allá en Puerto Rico, para que puedan gozar otra vez Yolanda. ¿Cómo? Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar. Vengo rompiendo fronteras y para mí no hay barreras. Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar, cantando la salsa buena, aquí llegó Yolanda Rivera. Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar. Ay, no me importa lo que diga, no me importa que comente, si cantando la salsa soy la primera. Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar. Oye, mi ritmo sabroso que yo te traigo, oye la conga, Wendy Rivera tocando. Porque yo soy la...